Le lacrime sono uno strumento che hanno tutti gli animali, il cui scopo è quello di lubrificare l'occhio. Sebbene l'irritazione fa lacrimare agli occhi anche ai cani, ai gatti e ai coccodrilli, noi siamo gli unici in grado di piangere come lo intendiamo comunemente, ovvero per tristezza o per commozione di qualcosa. Anche gli altri animali provano questi sentimenti, pensiamo per esempio ai cani, ma non possono piangere. La tristezza, infatti, non stimola in loro la lacrimazione, ma lo fa solo negli esseri umani. Il primo ad elencare i 5 sensi umani che tutti conosciamo, vista, udito, gusto, olfatto e tatto, fu Aristotele, il quale, per quanto in gamba, di errori ne faceva parecchi. Infatti, come minimo, dobbiamo contare il senso della posizione del corpo nello spazio. E poi ci sono i sensi che ci informano sul nostro stato interno, come la fame e la sete. Sulla pelle sentiamo pressione, temperatura, dolore e prurito. Anche gli altri sensi tradizionali possono essere suddivisi in sottocategorie. Insomma, di sensi ne abbiamo molti più di 5. Alcuni animali inoltre possiedono sensi molto particolari, come nel caso degli squali, che sono capaci di percepire i campi elettrici, alcuni insetti che sono capaci di individuare i campi magnetici della terra e alcuni pesci che possono percepire la pressione. La gestione del calore nel nostro organismo è molto particolare. Continuamente il calore si produce all'interno del nostro corpo con l'utilizzo delle sostanze nutritive e si dissipa tramite la pelle. E siamo delle vere e proprie stufe. Mettendo delle persone in camere chiuse e misurando il calore emesso, gli scienziati hanno notato che l'energia dispersa nell'ambiente in mezz'ora con l'emissione di calore è in grado di far bollire un litro d'acqua a temperatura ambiente. Il battito del cuore imita la musica che si sta ascoltando. I ricercatori dell'Università di Pavia, che hanno condotto uno studio sull'argomento, sono giunti a tale risultato, poi pubblicato sul Journal of the American Heart. 24 volontari sono stati sottoposti ad un elettrocardiogramma durante l'ascolto di brani di musica classica. Si è notato che quando il ritmo musicale è veloce, il battito cardiaco tende ad accelerare. Un ritmo più lento sarebbe invece in grado di abbassare il battito, rilassando interamente il corpo. La frase "vatti a lavare perché puzzi di sudore" si sente molto comunemente, specie quando fa caldo, ma si basa su una credenza popolare sbagliata, perché il sudore, che è semplicemente acqua con qualche proteina, non ha odore. Il cattivo odore, diverso in base alla parte del corpo, è dato dai batteri che abitano quel microambiente e che, mangiando i prodotti del sudore, producono i loro metaboliti, i quali hanno questo cattivo odore. Parlando di batteri, la nostra bocca contiene un numero di batteri più alto del numero degli esseri umani sulla Terra. Nella bocca umana, infatti, risiedono circa 600 specie diverse di batteri. Quest'ultimi si conterrebbero nell'ordine dei miliardi, più dei 7,38 miliardi di abitanti del nostro pianeta. Si pensi solo che con un bacio di circa 10 secondi vengono trasferiti da una persona all'altra in media 80 milioni di batteri.